Abbiamo finito anche il December Daily del 2023. Anche quest'anno non è che sia stato proprio grandioso, però diciamo che i colori quantomeno mi hanno sempre accompagnata. Ora vi faccio vedere il December Daily di quest'anno. Sono sempre estremamente affaticata quando finisco questo progetto, perché effettivamente è un impegno grosso andare live tutti i giorni, ma non potrei essere più felice, nel senso che mi costringe a fare memoria, mi costringe a guardarmi intorno, a cercare le cose belle, che è un'abitudine che dovremmo in realtà avere non solo a dicembre ma tutto l'anno, perché in realtà ci fa vedere cose che di solito magari non attirerebbero la nostra attenzione, che magari di solito non apprezzeremmo. Il mio gatto Felice, per esempio, lo apprezzo sempre, però diciamo che le sue espressioni di sconsolatezza assoluta per essere costretto a fare foto con me praticamente tutti i giorni sono impagabili a dicembre. Vi risfoglio quindi, come tutti gli anni, i binder che hanno caratterizzato questo dicembre, che sono pieni di colore, pieni di carte, pieni di biglietti d'auguri anche, che sono pieni di tutto quello che è stato il mio dicembre del 2023. Sono 4 i binder quest'anno, perché comunque non miglioro rispetto al dato della sintesi. Ho pensato di fare anche un audio, accompagnare insomma questo sfogliare queste pagine con un audio, perché secondo me aveva senso raccontarvi a voce qualcosa, farvi risottolinearvi quanto per me sia importante far memoria, come se non ve lo dicessi a sufficienza. Però credo che accompagnato da questo lavoro abbia un tocco in più. Questo lavoro racchiude tantissime carte, tantissime collezioni, tantissimi mood, tantissime sensazioni diverse, che sono tutte quelle che possono accompagnare la nostra vita, no? Di tutti i giorni. Io non faccio grandi cose, quindi quando mi si dice non faccio niente di particolare, non ho niente da documentare, io vi dico neanch'io, io vivo sepolta qui dentro, eppure ci sono tante cose belle intorno a me, tante cose che mi fa piacere ricordare, tante cose che mi fa piacere scrappare. Oh, questi due gingerini sono meravigliosi. Poi vabbè, ho la scusa del negozio che mi obbliga a provare determinate cose per voi, ma questa è un'altra storia. Qui c'è una bustina con una serie di biglietti. Voilà. E passiamo al terzo binder. Quando risfoglio questi lavori a distanza magari anche di un anno, anche solo di poco tempo, è sempre un po' un tuffo al cuore. Sapete che mi piace usare questa espressione, perché il potere evocativo delle foto secondo me è sempre tanto forte e quindi mi riporta sempre lì. Adesso è appena finito, appena trascorso, e ho deciso di girare il video subito per catturare un po' le sensazioni, no, dell'appena fatto. Questa è una delle mie pagine preferite, un momento di coccolitudine di Sirius che è raro. Quest'anno le foto grandi sono state protagoniste, sono contenta perché ne sono riuscita a mettere una praticamente in ogni giornata, e credo che rendano tantissimo. Qui c'è un'altra bustina, altri biglietti. Questa è la foto da Mortizia che dice l'ha donato, perché mi sono intenerita davanti a questa ortensia morta, che però mi sembrava tantissimo poetica e lo penso ancora. Nuvole lenticolari, ho imparato questa cosa. Oggi è il 22 dicembre, oggi è il 22, ripeti con me, oggi devo aver detto qualche data sbagliata nel corso della presentazione delle paginette, mi capita spesso. Ho ricevuto anche un sacco di regali, un sacco di cose che poi ho documentato con piacere qui. Abbiamo scoperto un sacco di prodotti meravigliosi. E siamo arrivati praticamente all'ultimo. Questo video lo posterò, oggi lo sto registrando che è il 31, ma ve lo posto tra uno o due giorni per non ammorbarvi. Mi sento proprio un po' come Babbo Natale quando arrivo in questo periodo. Credo che sia un po' tipico di chi come me lavora nel settore del craft. Il Natale è sempre il periodo di maggior lavoro. I miei biscotti, che purtroppo non sono venuti buoni, ci riproverò il prossimo anno, magari con la melassa giusta. E niente, è sempre un tuffo ed è bello documentare così.
Io ve lo dico sempre che fare memoria, secondo me, è il regalo più bello che ci si possa fare. Magari non ce ne rendiamo conto nell'immediato, ma poi a distanza di tempo diventa veramente un qualcosa di prezioso che facciamo per noi stessi, anche per gli altri, ma soprattutto deve essere un qualcosa di prezioso per noi stessi, perché bisogna dedicarsi del tempo, bisogna dedicarsi delle cose belle, e questa è una delle cose migliori che mi riesco a dedicare da sola. Grazie a tutti quelli che hanno scrappato con me in questo dicembre e in tutto questo 2023. Speriamo di riempire il 2024 con ancora più colore, ancora più progetti e ancora più, soprattutto, risate. Ciao ciao!